Amboli. Mi chiamo Claudio, sono un missionario dei Padri Bianchi, missionario d'Africa, e mi è stato chiesto di fare una piccola introduzione al film che vedremo, che forse qualcuno di voi ha già visto, ma non fa nulla. E perché sono qui? Magari vi chiederete. Certamente non sono qui come un esperto cinematografico, non sono qui come esperto dell'Algeria, dove non ho mai vissuto, e sono qui però per tre motivi e ve li elenco. Primo, perché l'Algeria per noi missionari d'Africa, chiamati i Padri Bianchi, è un po' casa nostra, nel senso che lì siamo stati fondati, lì abbiamo mosso i primi passi e lì siamo rimasti, diciamo, con una presenza piuttosto significativa fino a quando i tempi hanno cominciato a cambiare, ma non l'abbiamo mai abbandonata. Il primo arcivescovo di Algeri è stato il nostro fondatore, che è questo signore qui, faccio un po' di propaganda, che si chiamava Charles Ladigéry, francese, basco, vescovo di Algeri, arcivescovo di Algeri, poi nominato cardinale, visto che era molto amico del Papa. Parliamo dell'anno 1867, quando arriva ad Algeri, ha solamente 41 anni. Giovane vescovo, oggigiorno non li fanno più così giovani, all'epoca sì. E l'anno dopo, quindi nel 1868, inizia quella che poi diventerà la nostra congregazione dei Padri Bianchi. Vi voglio leggere solamente un passo significativo, perché ci fa capire alcune cose che poi verranno riprese anni più tardi. Il cardinale, all'epoca non ancora cardinale, è semplicemente un arcivescovo, si rende subito conto che questo paese enorme, abitato al 95% da musulmani, da algerini musulmani, non è un territorio né di conquista, anche se è da 37 anni che la Francia lo occupa, e nemmeno di conversione. E quindi che cosa fa? Giunge con dei propositi ben precisi: non fare nulla che potesse minare la sensibilità islamica, niente proselitismo, cercare un terreno di incontro nel dialogo reciproco e nell'amicizia con i musulmani. Queste due parole segnatevele bene, perché sono fondamentali anche per capire un po' il film che vedremo. Incontro nel dialogo reciproco e nell'amicizia con i musulmani. Poi pensare all'evangelizzazione dell'Africa nera, che all'epoca era per gli europei ancora un continente da conoscere, e impegnarsi per la difesa della dignità umana di ogni africano. Scrive tanto l'arcivescovo di Algeri, ma scrive queste parole molto significative che anticiperanno quasi di un secolo lo spirito del Concilio Vaticano II. Scrive agli algerini, che in maggior parte, ripeto, sono musulmani. Vi amo come miei figli, anche se non mi riconoscete come padre. Due cose non cesserò di fare, anche qui due cose che ritornano nel film: amarvi, facendovi del bene, e pregando per voi, pregando Dio, Padre e Signore di tutte le creature, perché vi conceda pienamente la luce, la misericordia e la pace. Le idee molto chiare, la Vigéry, in questo caso: amarvi, facendovi del bene, perché l'amore vero poi si manifesta anche in aspetti, in azioni concrete, e pregando per voi. Quindi cominciamo lì, cominciamo con un piccolo gruppo di seminaristi che vengono dal seminario diocesano, e i primi Padri Bianchi che partono, diciamo così, attraversando il Sahara e cercando di raggiungere quello che
è il moderno Mali, vengono uccisi 20 gennaio 1876. Sono i primi missionari dei Padri Bianchi che vengono uccisi nel deserto del Sahara dalle loro guide. C'è una lunga scia di sangue che bagna il suolo algerino. Quindi quando noi parliamo degli ultimi martiri, 19 martiri che verranno beatificati domani nella cattedrale di Orano, dobbiamo ricordare che tanti prima di loro hanno versato il sangue. E noi Padri Bianchi abbiamo lasciato 18 dei nostri sul terreno. 1876, i tre missionari che tentano di attraversare il Sahara e vengono uccisi dalle loro guide. 1880, tutta gente giovanissima, due avevano 27 anni e uno 25. Nel 1880 tocca un 29enne essere ucciso. Nel 1881 altro tentativo di spedizione attraverso il deserto, altri tre di età 27, 28, 35 uccisi dalle guide Tuareg. Nel 56 altri tre, 40, 41 e 61 anni rispettivamente, uno ucciso tornando a casa dal ministero, un altro con la gola tagliata, il terzo rapito e mai più trovato. Nel 59 un padre di 48 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco. Nel 62 due padri rapiti e uccisi da un gruppo di ribelli. Nel 72 a Tizi Ouzou un padre ucciso dopo essere stato pugnalato a morte. E poi nel 94 gli ultimi che sono poi che fanno parte di quel gruppo di 19 che verranno beatificati, gli ultimi quattro padri bianchi che verranno uccisi. Il più giovane, 36 anni, Christian Chessel, tre francesi e un belga. E questa è un'altra ragione per la quale io questa sera ho accettato di dirvi due parole, perché Christian è stato mio compagno di studi. Insieme a Roma, dal 92 al 93, io frequentavo la Gregoriana e studiavo filosofia, e lui frequentava il Pontificio Istituto degli Studi Arabi e di Islamistica, tenuto all'epoca dai Padri Bianchi. E con Christian ci scherzavo. Christian è arrivato a Roma nel 91 ed era ancora, diciamo, un seminarista, perché è stato ordinato proprio in quell'anno lì. Io ero prete da 3 anni. Lui nel 91 è ordinato a Roma, nella nostra cappella, da quello che era all'epoca il vescovo di Algeri, un certo Tessier. Un anno dopo, nel 92, viene ordinato a Nizza. Nel 93 ci salutiamo, io riparto per il Mozambico e gli dico: Christian, vieni con me in Mozambico, perché in Algeria non vi vogliono, hanno detto che vi faranno la pelle a tutti. Non stavo scherzando, era vero, perché le cose si stavano già mettendo male. Chiaramente non ai livelli, diciamo, che poi sapremo, però le cose erano pericolose. E Christian mi dice: sì, vabbè, ma anche tu quando sei andato in Mozambico eri andato quando c'era una guerra civile, nessuno ti ha fermato, ti ha tenuto indietro. Quindi cosa lo dice? Mi ha detto: sì, però è diverso, perché questi qui vogliono fare la pelle ai cristiani. Noi eravamo là in mezzo a una guerra, sai, magari una pallottola ci aveva scritto il tuo nome. Fortunatamente non è successo così. 27 dicembre 94, quindi un anno e mezzo dopo esserci salutati a Roma, io mi trovo a Beira, in Mozambico, dopo il Natale, le cerimonie, eccetera. Ci troviamo per 3-4 giorni di assemblea di ritiro, e uno dei nostri padri arriva a colazione e dice: ho sentito delle notizie, a pranzo anzi, e dice: ho sentito delle bruttissime notizie che arrivano dall'Algeria, 4 nostri confratelli sono stati uccisi. E io ho chiesto: ma dove in Algeria? E mi dice: a Tizi Ouzou, che è un 100 km ad ovest di Algeri, da Algeri. E subito ho pensato: Christian deve essere fra di loro. E in effetti così è stato. Quindi domani questi quattro, insieme ai più famosi 7 monaci, di cui vedremo adesso il film, che sono forse i 7 più famosi di tutti i 19
che domani verranno beatificati. Ecco, questi nostri quattro confratelli, di cui uno personalmente conosciuto da me. Allora, il film non è su quello che è successo in Algeria. In Algeria, in quegli anni, parliamo degli anni dal 92 al 2001 più o meno, quindi quei 9-10 anni, sono morte tra le 150 e le 200.000 persone. Come sempre in questi casi è difficile quantificare esattamente, però è stata una guerra civile terribile, terribile. Non c'è famiglia che non abbia avuto qualcuno che sia stato ucciso in un modo violento durante questo conflitto. Non mi dilungo nelle cause, nei motivi, nelle ragioni. Per chi vuole, ne approfitto per fare la seconda televendita, è appena uscito, fresco di stampa, un libro pubblicato dall'editrice missionaria italiana sulla vicenda di tutti questi 19 martiri. La nostra morte non ci appartiene, questa frase è diventata famosa. Il priore della comunità cistercense su cui è stato girato questo film l'aveva scritta nel suo testamento spirituale qualche mese prima che gli succedesse quello che poi è avvenuto. Aveva scritto: la nostra vita è già stata donata e quindi anche la nostra morte ormai non ci appartiene più, perché nel dono totale che abbiamo fatto di quella che è la nostra vita, quello che succederà non ha tanta importanza, la vita l'abbiamo già data. Che termini nel nostro letto, che termini in modo violento, questo nella sua ottica era secondario. Ecco, questo libro narra un po' la storia, le vicende personali di queste 19 persone. Sono 14 religiosi, padri, fratelli e 5 suore, ed è un libro che si legge molto bene, molto facilmente. Qui era un po' ripetitivo, ma alcune ripetizioni aiutano più che ostacolare la lettura, e ci fa toccare con mano una cosa straordinaria: la semplicità di queste persone. Qui non è un libro che parla di eroi, che parla di super uomini o super donne. È un libro che parla di cristiani che si sono trovati in una situazione di cui conoscevano tutti i pericoli e che coscientemente, pensandoci, riflettendoci, pregandoci, hanno preferito restare piuttosto che andarsene. È normale chiederci: ma cosa è servito? A cosa è servito rimanere? Questo lo potremmo chiedere a chiunque dà la vita per una causa: a cosa è servito? Io me lo sono chiesto varie volte quando ero in Mozambico e sentivo le sparatorie e vedevo i traccianti dei proiettili sopra, nel cielo sopra di me. A cosa serve? Se io morissi qua, giovane prete a 28 anni, sarei una delle tante vittime. Nel Mozambico ci sono state 1 milione di vittime durante una guerra civile durata 15 anni. Se io fossi morto là, colpito da una pallottola vagante, non avrei nemmeno avuto, diciamo, il vanto di dire che mi avevano ucciso in spregio alla mia fede. Sarei stato una delle vittime, delle tante, e probabilmente dimenticate abbastanza in fretta. Però ecco, perché questo è importante da sottolineare, perché è su questo che il film verte. Quindi non è un film sulle cause e le ragioni della guerra, non è un film su delle persone fuori di serie, fuori dal normale. È un film che parla di un gruppo di persone che mettono la loro fiducia completa, totale, nelle mani di Dio, e che diciamo, una volta presa questa decisione, non è che i dubbi spariscono, non è che le paure se ne vanno via, ma è in questa fedeltà che si deve capire il loro sacrificio ultimo. È una conseguenza, diciamo, di una vita consegnata a un popolo nel quale si sentono al quale si sentono inviati. Vi leggo solamente un paio di frasi che penso dicano meglio delle mie parole quanto voglio esprimere. La fede in Dio non esclude la paura, il timore della morte.
Essere santi non è diventare eroi. Essere martiri non ha nulla a che vedere con l'avventatezza. Tutte queste persone che sono morte sapevano di essere in serio pericolo e prendevano tutte le precauzioni possibili. Non se ne andavano in giro a qualsiasi ora del giorno e della notte, non cercavano di cambiare gli itinerari quando dovevano uscire, anche semplicemente per andare a messa o a fare la spesa. Però certamente, come sapevano tutti loro, non c'era una certezza automatica che niente gli poteva accadere. I monaci da sera chiudevano il cancello, come vedremo nel film. Ma anche lì, l'ultima vittima, nel 2001, il vescovo di Algeri, lui e il suo giovane autista, che era un algerino musulmano, sono stati scortati dalla polizia davanti al portone della residenza del vescovo. Il vescovo è entrato, seguito dal suo autista, che ha insistito per portare la valigia. Appena dentro, un congegno ad orologeria è esploso e i due sono morti. Questa è stata l'ultima vittima di quel decennio, l'ultima vittima tra i religiosi, tra il personale, diciamo così, religioso presente in Algeria. E quindi la paura c'è. La questione di fondo è rimanere o non rimanere. Tornerà anche in questo film, lo vedrete. Questo è il nocciolo della questione. Rimaniamo, e se rimaniamo, rimaniamo a fare che cosa? La nostra morte, il nostro sacrificio potrebbe cambiare qualcosa? Potrebbe porre fine a una guerra civile che sta dissanguando e dilaniando il paese? Oppure, anche se non dovesse servire a nulla, noi comunque dobbiamo rimanere, perché nelle parole di uno dei frati cistercensi, quando un tuo amico si trova nel dolore, nell'afflizione, quando si trova nei guai fino al collo, non è quello il momento in cui tu ti giri dall'altra parte. Lo dici: no, aspetta un attimo che io a casa mia me ne vado e tornerò quando tu starai meglio. Chi ama rimane a costo anche della sua vita. Chi ama veramente, chi la missione la sente come quella di essere inviato ad un popolo che all'inizio è straniero in tutto, straniero nella lingua, negli usi, nei costumi, nella religione, nel modo di fare, di parlare, ma poi diventa il tuo popolo. La gente diventa la tua gente, i tuoi vicini diventano i tuoi fratelli, le tue sorelle acquisite. E quindi solamente così si spiega anche la decisione di rimanere davanti a un pericolo che incombe su tutti. È interessante, e questo viene sottolineato in questo libro, e poi mi fermo, è interessante notare anche come tanti algerini imploravano questi sacerdoti, questi religiosi, perché se ne andassero, perlomeno per un po'. Voi che potete, tornatevene a casa, oppure andate nei paesi vicini, andate in Marocco, andate in Tunisia. Tornerete quando le cose sono un po' più tranquille, anche perché il GIA, il gruppo islamico armato che ha firmato buona parte delle uccisioni di questi 19, il GIA aveva detto: vi diamo tempo, a un certo punto emette un comunicato, dice, un comunicato per tutto il personale straniero, soprattutto religioso: vi diamo un mese di tempo per andarvene, per tornare nei vostri paesi, e poi cominceremo ad ammazzarvi uno per uno. Quindi una dichiarazione di ostilità aperta, senza veli. Quindi capite anche la preoccupazione di tanti che erano diventati amici, che rispettavano quello che queste persone straniere, ma ormai diventate popolo, parte del popolo algerino, e quindi l'insistenza: torna, andatevene. E la risposta è sempre quella: ma perché dovremmo andarcene in questo momento? Questo è il momento in cui noi dobbiamo restare. Questo è il momento in cui dobbiamo portare la croce con voi. Questo è il momento in cui siamo tutti accomunati dalla sofferenza che si è abbattuta su questo paese. Ecco, mi fermo, anche perché il film è abbastanza lungo e io ho parlato fin troppo. Niente, se poi qualcuno è interessato alla fine della visione nel portare a casa uno di questi libri, c'è anche un'offerta speciale stasera in occasione di questa. Quindi no, a parte di scherzi, poi potete tranquillamente consultare. Bene, adesso, sperando che tutto vada bene,